Allora, io mi chiamo Francesca Monegaglia, sono nata a Trento il 22 del 4 del 47, abito in via del Forte 11/6 a Martignano. Ho cominciato, diciamo, la ricerca di minerali 20 anni fa assieme a mio marito e siamo stati per 20 anni con la roulotte a Bellamonte in campeggio. E da lì partivamo alla ricerca dei minerali. Dir la verità, all'inizio l'ho fatto per ragioni di salute, però seguendo mio marito su quei ripidi pendii mi sono risanata e le prime volte lui scavava e io me ne stavo lì seduta. Poi un po' alla volta, vedendo queste, per me sono delle meraviglie, anche il più insignificante pezzo per un esperto, ma però per me è sempre una meraviglia vedere questi, non so se posso dire, questi doni della natura. È meraviglioso scavare e quando trovi un pezzetto, un cristallo o qualcosa di più. Per il a me piace molto anche guardare al microscopio e perciò nel piccolo è tutto perfetto. I minerali sono perfetti perché sono sempre terminati, se non è rotto, il cristallo è sempre terminato in tutti i suoi punti. E cosa voglio dire? Poi abbiamo fatto ricerche anche qua, nella zona qua, nei dintorni di Pergine, sul Monte Orno, in Vignola, in Cinque Valli. Però per me la meraviglia è lassù, in quella valle di Fassa, di Fiemme, perché poi il paesaggio è meraviglioso, sei lì con le marmotte, con i camosci, e poi ho visto anche una volta, ho visto l'aquila, proprio l'ho vista io con mia figlia, eravamo un po' più alte, l'abbiamo vista, è una meraviglia vedere quest'aquila, insomma è tutto un insieme, e poi le nostre montagne sono così ricche di minerali, anche se per alcuni siamo dei devastatori, non so, però come dicono anche, mi sembra che è proprio il Gramaccioli che dice, se quei tesori nessuno li porta alla luce, cioè non ci sarebbero nei musei, non ci sarebbe una storia, una. Perciò certo che bisognerebbe ripristinare, ma non si è sempre in grado di ripristinare, però si fa il possibile di non far danni né all'ambiente né alle persone, perché è anche un hobby, alle volte è anche pericoloso, perché non si vanno in posti un po' ripidi, pericolosi, bisogna stare attenti alla caduta dei sassi. Sì, vai sempre dove la natura la si muove, con le frane, con la roba lì, te sei sempre un po' sul pericolo. Non è che te vai in mezzo a un prato e te scavi in mezzo al prato, no? Vai sempre dove l'ambiente si muove da solo, no? Piante che si sradica, robe così. Sì, se allora possibile dopo. Dopo per ripristinarle ben difficile. Anzi, te vai in un posto e te vai 2 mesi dopo non vedi più niente. No. Non ti vedi, ben tu cancellato. Tutto cancellato. A meno che non vai con mezzi illeciti, perché non è consentito dai permessi, no? Allora lì ti puoi fare dei danni. Cioè, perché? Se ti spari o cosa oppure.
strappano in Europa un po' così pesanti, sì, sì, allora ti fai danni. Sì. Ma con la mano ti segui sempre la natura, no? Sì, la nostra collezione è fatta con i mezzi leciti, perciò fatica arrivare sul posto, e fatica perché sempre con punta e mazzotto, insomma, e gancio, con una zappetta. E quali emozioni si provano quando si trova un... Una roba eccezionale. Sì. L'indescrivibile. Soddisfazione. Sì, sì, molta. Sì, molta. Perché non è neanche il pezzo per se stesso, è proprio il pezzo come che è formato, no? Che, te, sì, che il gabbina un cristallo, dopo un altro tipo di cristallo. È quel che ti affascina, ad esempio. E poi ti affascina venire a casa che magari è sporco e pulirlo e mettere in risalto, sì, la sua bellezza, la sua bellezza. Perché anche quello è un'arte, anche pulire i minerali e non rovinarli. E dopo classificarlo tutte le sue. Robe che guarderia, insomma, e dopo mettere, classificarlo con delle schede dove, sì, che te l'hai trovato, il posto dove che l'hai stato trovato, sì, da dove che il vento. Poi consultare anche i libri, cioè proprio fare un lavoro completo, o consultare un esperto o il geologo. Eh beh, noi abbiamo consultati diverse volte, consegnando del materiale a servire al Muse, che l'ha mandato a analizzare e classificare, cosa che è, sì, questo minerale. Infatti abbiamo fatto delle belle scoperte dei minerali che non sapevano che esistevano in quei posti lì. Sì, non nuovi. Non minerali nuovi, nuovi per il posto. Sì. Cioè sul Bufaure avevamo trovato le datoliti, che avevamo tirato fuori dei campioni, del Museo di Trento e anche di Bolzano. Dopo abbiamo trovato l'agata muschiata, tre ore pale, cioè che anche questa un bel ritrovo. La zona storica di... Sì, che era una zona storica, non l'aveva mai notata. Cioè, la ghera, però mai nessuno, perché è sempre praticamente mira ai quarzi, i quarzi, analcimi e tutte quelle robe là, no? un po' appariscenti. L'agata muschiata, siccome non è minerale appariscente, devi levigarlo, allora ti vedi la sua bellezza di questa agata muschiata, richiede cose particolari. Dopo un altro bel ritrovamento l'abbiamo fatto 2 anni fa, siamo andati sul Toach, non so, prima di arrivare a voi, che confina con l'Atemar, e lì abbiamo trovato il rame nativo e la tonsonite, che non era segnalata, erano segnalati altri minerali ma non quella. Per capire che era tonsonite l'abbiamo fatta analizzare, sempre tramite il Muse. Il rame nativo, quello l'abbiamo capito perché era coperto di calcite, acidando con degli acidi dolci, siamo riusciti a asportare la calcite e sono rimasti sotto il rame nativo, cioè questi piccoli ramoscelli dendritici dei rami nativi. Anche lì un posto meraviglioso. Che meraviglia. Sembra, sì, di toccare il cielo con un dito. Meraviglioso. Però, e poi adesso io vorrei dire, forse non che c'entra, ma questi giovani che li regala il tablet e questo, ma perché non regalano un microscopio? Un microscopio. Perché quando c'è la fiera, quando facciamo la fiera di esposizione dei minerali, tutti i ragazzini sono molto interessati a guardare
nel microscopio. Perché scopre mondi diversi. Perché anche al microscopio puoi guardare un fiore, vedere come che l'hai fatto in fiore, certo. Che è fantastico anche a quello, è a guardarlo al microscopio. O con una lente, guarda, di Telvardi, che lente è un mondo affascinante. Perché adesso parliamo un po' quasi di filosofia, perché se ti ammiri un fiore e ti guardi dentro, ti capisci che ti vieni da lì. Cioè, torni indietro, no? Un po'. Sì. E anche nel minerale è la stessa cosa. È come te venissi da. Te torni un po' Andreo, no? Ma tutti quegli elementi penso che gravendo dentro noi, sì, sì. Minerali, tutti. Ti risveglia, risveglia qualcosa. Qualcosa che. La scemenza. Una cosa fantastica, una volta che ero lì in una valletta, non tanto larga, stretta, c'era stata 20 metri, 25, no? Che cercavano i minerali, dall'altra parte che era un praticello, e vedi che era lì il camoscio che mangiava. E poi è passata anche la volpe, la sì. Bella volpe, rossa. Quella è scappata, però il camoscio resta lì mezz'oretta, però la volpe... non riscavava. E lui gli aveva, ciao, ciao, cosa fai? Sì, sono curiosi. E curiosi, e non è mica scappare, no? Probabilmente riconosce anche loro le persone che fanno un'attività o l'altra, probabilmente anche loro.